Ok, siamo arrivati alla parte clou del discorso, insomma, che porto lì un po' troppo probabilmente, ma secondo me vale la prima parte. Abbiamo visto l'altra volta quali sono le proprietà delle ellisse, quella che avete copiate, e oggi vediamo perché, in base al fatto che la forza di attrazione gravitazionale è una forza centrale, cioè diretta verso un punto, in questo caso il Sole, va come l'inverso del quadrato della distanza, fa sì che le orbite abbiano una determinata forma, siano delle ellissi. Ok? Per far questo utilizziamo una tecnica dimostrativa di tipo geometrico che si trova parte sui Principia di Newton e parte è stata realizzata da Richard Feynman negli anni 60 in una sua lezione a Caltech ed era quella in questo libro, del quale io userò diverse figure per non doverle ripetere, anche perché io disegno male, quindi sarebbero delle schifezze. E l'idea geniale, la prima idea geniale è quella di Newton. Supponiamo di, qui c'è il Sole, la Terra e la traiettoria della Terra. Vediamo un pezzetto. Ok? I vari punti dell'orbita, la forza di attrazione gravitazionale, sempre diretta verso il Sole, ha valori diversi, perché la distanza cambia e la forza cambia continuamente. Ok? Non posso assumerla che sia costante, almeno non su archi di tempo lunghi. E quindi rimane difficile vederne in modo semplice l'effetto. Ok? Cosa ha pensato Newton? Beh, dice, possiamo tentare questa approssimazione. Anziché immaginare, come in realtà funziona, che la forza agisca costantemente lungo tutto l'arco del moto del pianeta, supponiamo che funzioni a flash, a sprazzi. Cioè che tra un dato istante e il successivo la forza sia zero e che agisca solo ad impulsi. Chiaramente tanto più frequenti sono gli impulsi, tanto migliore questa prima approssimazione è rispetto all'orbita reale. Questo che vantaggio ha? Ha il vantaggio che tra un punto orbita e il successivo il moto è un moto senza forza, cioè rettilineo uniforme, e quello lo conosco, so come trattare. E vediamo se questo ci aiuta a capire che tipo di orbita segue il pianeta. Questa idea, cioè l'idea di frammentare il moto, è un'idea chiave. Tutte le simulazioni, cioè tutte le ricostruzioni di un fenomeno fisico al calcolatore procedono in questo esatto modo. Ed è la stessa idea che c'è sotto, se pensate, al cinematografo, il film. Voi percepite un movimento, ma in realtà sono fotogrammi statici che vi vengono messi davanti l'uno di seguito all'altro. E la fisiologia umana è impossibilitata, proprio per i tempi di reazione del cervello e dell'occhio, a distinguere tra movimento continuo e un movimento a flash se questi sono sufficientemente frequenti. Vediamo come cosa possiamo fare. Ripeto, le figure è meglio che uso quelle del testo, che sono, non so se funziona in PowerPoint. Sì, non funziona. Allora,
abbiamo il Sole, la Terra occupa la posizione A. E se non ci fosse la forza gravitazionale, si sposterebbe lungo una linea rettilinea, molto più uniforme, fino al punto B. E supponiamo che B ci sia il secondo impulso della forza, in assenza del quale il moto sarebbe di nuovo rettilineo uniforme e arriverebbe nel punto C minuscolo. Ma in B, agisce la forza che produce uno spostamento, in particolare una variazione di velocità. E quindi l'effetto è quello che successivamente all'impulso in B la forza del pianeta non arriva in C, dove arriverebbe in assenza di forza, ma il punto C grande che è spostato rispetto alla posizione che acquisirebbe in assenza di forza di un tratto C piccolo C grande che è parallelo alla distanza BS, perché la forza è centrale, è diretta, a questo punto è diretta verso il Sole, e quindi forma una figura geometrica che è un parallelogramma. Questo è il disegno di forma, la stessa cosa, e questo è il disegno di Newton, questo viene dai principi. Se ripeto la stessa cosa in diversi punti, vedete che la traiettoria non è più una rettilinea, ovviamente, perché in ogni punto calcolo lo spostamento, questo non è difficile farlo, dovuto, più che spostamento, alla variazione di velocità, meglio, dovuta all'azione della forza in B, poi la forza rimane nulla fino a C, in C ha un altro impulso, quindi arriverebbe in D, in realtà va in D grande, perché anche in C agisce un'altra forza, e in questo modo posso costruire una spezzata che approssima la traiettoria reale. Tanto più gli impulsi sono frequenti, tanto più questa spezzata approssima la traiettoria curva. Questa particolare realizzazione è fatta assumendo che la forza abbia impulsi a intervalli di tempo regolari, cioè il tempo tra A e B, tra l'impulso della forza in A e B, lo stesso che tra B e C e via dicendo, cioè A frequenza fissa. E così posso costruire i diversi punti orbita del pianeta, cioè i punti dell'orbita, nell'ipotesi che la forza agisca a impulsi. Questo appunto BV è lo spostamento, la variazione di velocità dovuta alla forza. Attenzione, siccome gli impulsi sono a intervalli di tempo regolari, la variazione della forza delta S, se volete, gli spostamenti e la velocità sono proporzionali, perché gli intervalli di tempo tra un impulso successivo sono gli stessi, mentre la variazione di velocità, che è proporzionale alla forza per l'intervallo di tempo, è legata alla forza in ogni particolare istante nella quale questa agisce. È chiara questa figura? C piccolo, C grande è il vettore variazione di velocità parallelo alla forza e quindi parallelo alla contingente punto orbita Sole, okay. Lo spostamento è proporzionale alla velocità perché gli intervalli di tempo sono sempre gli stessi e in questo modo posso costruire lo spostamento effettivo conoscendo di quanto varia la velocità. Velocità in assenza di forze, variazione di velocità, velocità reale e spostamento quindi reale, ok? Quindi proprio perché i tempi sono a intervalli regolari, il vettore spostamento da A a B è proporzionale alla velocità. La scala in unità di misura possiamo adattare come vogliamo, il vettore velocità tra A e B è un vettore che è proporzionale alla lunghezza del tratto AB, così nel tratto successivo e via dicendo.
In questo modo posso costruire da un lato i vari punti dell'orbita e dall'altro riportare a parte con un'origine comune le diverse velocità nei diversi tratti. E ciascuna velocità è parallela al segmento di spezzata che è prossimo all'orbita, proprio perché i tempi sono gli stessi. Ok? Spostamento, velocità per intervallo di tempo costante, spostamento proporzionale alla velocità in senso vettoriale. Quindi, se poi congiungo due stime diverse della velocità, il vettore che va dal punto del primo alla punta del secondo vettore non è altro che la variazione della velocità, il delta v. Ma questo è proporzionale alla forza, e la forza è diretta lungo verso il sole, lungo bs. Quindi questo segmentino, questa freccetta, è parallela al segmento bs, perché la variazione di velocità è data dalla forza e la forza punta verso il sole in ogni punto orbita. Chiaro? Quindi ho due diagrammi, posizioni, velocità. Ok? Quindi sono considerati diversi punti e i vettori velocità e le varie variazioni della velocità, costruiti nel modo che abbiamo appena visto. In ogni punto orbita, qui c'è il caso per esempio di un'orbita circolare, abbiamo già visto a suo tempo, quando abbiamo studiato il moto nel piano, che qualunque traiettoria io segua, la velocità istantanea è sempre tangente alla traiettoria. Quindi se il moto fosse circolare, il vettore velocità in ogni punto sarebbe un vettore perpendicolare al raggio. Se la traiettoria non è una circonferenza, qualunque curva sia, in ogni punto la velocità è tangente alla traiettoria. Questo vale per qualsiasi tipo di moto. Ora, seconda legge di Keplero, a seconda della distanza dal sole la velocità cambia. Perché? Perché affinché l'area coperta dal raggio vettore sia la stessa, quando l'altezza di questo triangoloide che ha la base curva è più piccola, la base deve essere più lunga per coprire la stessa area. Okay? Mentre quando è lontano l'altezza è più grande, la base è sufficiente che sia più piccola. D'accordo? Quindi se prendo punti orbita che formano col Sole angoli uguali, questi due triangoli hanno aree che sono proporzionali in realtà al seno di questo angolo. Perché? Andiamo qua, cosa possiamo fare? Qua. Se prendo due istanti diversi, R1, R2, questo è alfa, d'accordo? L'area, o meglio, l'area tra 1 e 2 vale, teorema del calcolo dell'area nei triangoli, trigonometria, lo ricordate senz'altro, un mezzo R1, R2 per il seno di alfa. Quindi se alfa è fisso, fissato un angolo, l'area dipende dalla distanza rispetto al sole, per cui a parità di area, di angolo, scusate, le aree sono proporzionali al prodotto dei due raggi, che se cambiano di poco, d'accordo, l'area va come l'area alla seconda. Io prendo istanti di tempo o angoli sufficientemente piccoli in modo che questi cambino poco, questo è legato a R, quadrato R per F. Ok? Ora, torniamo
indietro. Qui a questo punto, il problema qual è? È quello di dire, posto che la forza agisce per determinati impulsi e quindi posso calcolare i vari delta V e le varie velocità, si pone il problema di costruire il diagramma delle posizioni conoscendo, perché posso calcolarlo, i valori dei delta V e dei V in ogni punto. E qui Feynman, premio Nobel per la fisica del 1900, dice: io non riesco più a seguire Newton, che fa un discorso troppo complicato. E lui, altro colpo di genio, dice: anziché utilizzare una forza che agisca a impulsi a intervalli di tempo regolari, utilizziamo una forza che agisca ad angoli regolari, cioè suddivido l'orbita in modo tale che l'angolo che A, S e A', cioè i punti di orbita fanno costruire, sia sempre lo stesso. E prendo punti che fanno lo stesso angolo col Sole, quindi costruisce alcuni, in modo tale che l'area costruita dai triangoli B, S e C è proporzionale al quadrato della distanza rispetto al Sole. Questo che vantaggio ha? Ha il vantaggio che se la variazione di velocità, che è proporzionale a forza per intervallo di tempo, dato che la forza è proporzionale a 1 su R quadro e l'intervallo di tempo è proporzionale all'area, seconda legge di Keplero, quindi a R quadro, R si cancella. E quindi se gli intervalli di angolo sono sempre gli stessi, la variazione della velocità non dipende più dalla distanza rispetto al Sole, ma è costante. Se prendo punti che formano lo stesso angolo col Sole, il delta V è lo stesso. I tempi però sono diversi. Ripeto, la velocità è proporzionale a forza per intervallo di tempo. Seconda legge di Keplero, stesse aree, stessi tempi, delta T è proporzionale all'area, ma l'area è proporzionale a R alla seconda. Quindi 1 su R alla seconda che viene da F, R alla seconda che viene da delta T, i due si cancellano. E delta V dipende solo da alfa, solo dall'angolo. Quindi, se adesso costruisco punti orbita in modo tale che gli angoli siano gli stessi, i tempi necessari ad andare da J a K e da K a L sono diversi, ma le accelerazioni, quindi le variazioni di velocità nei diversi punti, sono invece sempre le stesse, hanno tutti lo stesso delta V. Questo cosa comporta? Beh, posso costruire il diagramma dell'orbita stesso che ho visto prima, e posso costruire la nuova velocità. Se conosco la velocità che va da un punto al successivo, la nuova velocità di K è sufficiente che io congiunga il vettore da J a K con la variazione di velocità che è la stessa in ogni intervallo e ottengo la nuova velocità. Il problema si pone nel costruire il diagramma dell'orbita a partire da quello delle velocità, perché i tempi non sono più gli stessi. Però siccome l'orbita abbiamo visto che è chiusa, fatto sperimentale, e la velocità cambia, ma le variazioni di velocità sono segmenti della stessa lunghezza, okay? Allora il diagramma di velocità, cioè se congiungo tutti i punti di velocità, ottengo un poligono regolare, perché queste sono le velocità, questi tratti sono la variazione di velocità, siccome questo è successivo e quello dopo hanno la stessa lunghezza, ho un poligono regolare. E questo poligono regolare, la geometria mi dice, è sempre inscrivibile con una circonferenza. Solo che in questo caso la circonferenza circoscritta al mio poligono
non è centrata nell'origine delle velocità, perché la velocità cambia. C'è un eccentrico. Questa velocità corrisponde, la velocità massima, al perielio, questa più piccola alla femmina. Quindi il diagramma delle velocità, cioè tutti i vettori di velocità e le loro variazioni, costruiscono un poligono regolare, inscrivibile in una circonferenza, ma l'origine delle velocità non è il centro della circonferenza, perché le velocità cambiano. E questo ce l'ho per il fatto che gli angoli tra punto orbita e Sole sono gli stessi. Se avessi tempi uguali, questo non sarebbe più vero. Ok? Quindi, partiamo per esempio dal perielio, punto più vicino al Sole, la velocità è massima, in ogni punto la velocità è tangente alla traiettoria, e conoscendo le velocità, per questo grafico di prima è i delta v, posso pensare di costruire tutti i punti orbita e quindi tutte le posizioni occupate successivamente dal Sole e dalla Terra nell'arco della sua orbita. Questa volta però le posizioni, essendo a tempi diversi, non hanno più uno spostamento proporzionale alla velocità, perché il delta t cambia, e questo pone dei problemi. Il problema è come determinare, a partire dal punto iniziale, qual è il successivo. Questo che proprietà deve avere? Beh, l'angolo punto vecchio, Sole, punto nuovo, deve essere lo stesso per tutti i punti orbita. Abbiamo fatto quell'ipotesi. Non solo, ma i vari vettori di velocità devono essere sempre in ogni punto tali che la traiettoria è tangente alla retta su cui si trovano le velocità. E i delta v, cioè la differenza tra questo vettore sono, come lunghezza, sempre le stesse. Questo non è facile, determinare la posizione a partire dalla velocità. Come si fa? Beh, lavoriamo sul diagramma delle velocità. Tutti i punti che rappresentano i vettori di velocità stanno su una circonferenza, abbiamo appena visto. Ma l'origine della velocità non è il centro. Il segmento OJ piccolo, che passa per il centro, è il più grande segmento che potete costruire partendo da O. E quindi questa velocità corrisponde alla posizione del perielio, dove la velocità è massima. L'istante successivo, il punto orbita successivo, che si discosta da J per lo stesso delta V di tutti gli altri, ha una velocità che è il segmento che va da O a P piccolo, che corrisponde a questo vettore. Questo vettore sono paralleli. La scala non ha importanza. E bisogna costruire il punto P in modo tale che JSP sia l'angolo voluto. Se dividiamo l'orbita in 10 parti sarà 2π greco diviso 10. Se è 20 parti sarà 2π greco diviso 20 e via dicendo. E VP deve essere, cioè il punto P deve essere tale che VP è tangente all'orbita in P. Chiaro? Questo l'ho appena detto. Se congiungo il punto velocità col centro, ho anche qui lo stesso angolo. Perché? Beh, perché lo ottengo nello stesso modo. Se divido in 10 punti, divido l'angolo giro in 10 parti. Quindi quest'angolo e quest'angolo sono della stessa ampiezza per ogni punto dell'orbita. Ora, come passare dal diagramma delle velocità a quello dell'orbita? Altro colpo di genio. Ruotiamo il diagramma di velocità. Lo giriamo di 90 gradi. Questo è il punto in cui fare, dicevo, stata la cosa più difficile. Perché è semplicissimo se pensate, giro di 90 gradi. A questo punto i lati dell'angolo CJ e CP e i lati del raggio vettore dell'orbita sono paralleli, formano due angoli che hanno la stessa orientazione. Però il vettore velocità OJ e OP sono ruotati, quindi formano 90 gradi rispetto a quello che dovrebbero avere.
perché il diagramma delle velocità l'ho ruotato di un angolo retto. Quindi per passare da questo diagramma a questo, il vettore velocità devo ruotarlo di 90 gradi. Ok? Quindi funziona per l'orientazione dell'angolo, ma le velocità in questo diagramma sono perpendicolari rispetto ai vettori di velocità nel diagramma dell'orbita. No, questo l'abbiamo già visto, il problema è praticamente risolto. Se prendo la circonferenza centrata in C, è un punto fuori della circonferenza, e traccio il segmento origine punto qualunque della circonferenza, quindi nel nostro caso, nel caso di prima, questo corrisponderebbe alla velocità, la direzione reale della velocità è una qualunque retta perpendicolare a OP o a OJ. Quindi se prendo per esempio l'asse di OP, ho una retta comoda, semplice da trovare, che mi dà la direzione della velocità. Non solo, ma il punto orbita, ok, ha una tangente che deve essere parallela a questa retta e deve formare rispetto al centro un angolo che vale proprio theta, che è quello che abbiamo visto stare su questo segmento. Quindi siccome forma un angolo theta, deve trovarsi su questo segmento e deve avere una velocità perpendicolare a questa retta, esempio l'asse del segmento OP. Ma se faccio così, che curva ottengo? Un'elisse. Ed è l'unica curva che ha queste proprietà. Certo, la forma dell'orbita è corretta, la scala non è quella giusta, perché magari sarà più grande, più piccola. Ma la forma dei punti che hanno la proprietà di formare un angolo theta con un asse di riferimento, in particolare l'asse maggiore dell'orbita, quello dove Sole e pianeta sono al perielio, e che in ogni punto la direzione della velocità è tangente alla traiettoria, è la curva che otteniamo costruendo, come abbiamo visto la volta scorsa, la figura ottenuta congiungendo un punto eccentrico rispetto al centro con un qualsiasi punto della circonferenza e prendendo nell'asse. Se intersico l'asse con CP, ho un punto P che si muove sulla circonferenza. Abbiamo già visto che il segmento CP più PO è costante. E quindi quella è un'elisse. Ops. Ed è l'unica curva che ha quelle proprietà. Quindi primo colpo di genio, frammento l'orbita in istanti, in una curva discreta, non continua. La forza gli scia impulsi. Ma se gli impulsi sono intervalli di tempo regolari, è difficile costruire l'orbita a partire dal diagramma delle velocità. Anziché costruire impulsi a tempi regolari, li costruisco ad intervalli di angolo regolari. Perché? Perché l'area è proporzionale al seno dell'angolo, i tempi di percorrenza delle aree sono proporzionali al quadrato delle distanze, e quindi il delta V, F per delta T, ha un'area che si cancella, uno su R quadro per R quadro vanno via. Delta V sono gli stessi, ergo i punti di velocità formano un poligono regolare. Tutti hanno gli stessi lati, cioè una circonferenza. Ma siccome V cambia, la circonferenza non è centrata nell'origine delle velocità, c'è un eccentrico. E l'unica curva che posso costruire che abbia le proprietà opportune degli angoli, cioè gli angoli pianeta, sole, pianeta in nuova posizione siano gli stessi e che in ogni punto della traiettoria la velocità sia parallela al vettore velocità nel diagramma delle velocità, è elisse, costruibile in uno dei modi che abbiamo visto la volta scorsa, cioè prendendo un punto fuori del centro, congiungendolo con un punto con il centro, asse di OP,
intersica il CP in un punto P che descrive un'ellisse, che sarà tanto più eccentrica quanto più grande la distanza O dal C. E questo chiude la dimostrazione. Bastano alcune proprietà dell'ellisse. Se l'origine è sulla circonferenza, l'ellisse degenera e diventa una parabola, che equivale a un'ellisse dove uno dei due semiassi, quello più grande, diventa infinitamente lungo. Se invece l'origine è fuori della circonferenza, ho un'altra conica che è un'iperbola. Sono casi particolari, sono tre tipi di orbiti. Se invece poi O e C coincidessero, la ellisse diventa una circonferenza, perché i segmenti O, P e C, P vanno a coincidere. Quindi circonferenza, ellisse, parabola, iperbola, tutte coniche. Sono le cui proprietà sono state descritte da Polo e Niperga, studiate da Coperco e da Keplero, che le hanno sfruttate per formulare quelle leggi, e interpretate da Newton. Quindi se la forza va, è una forza centrale diretta verso il Sole, dipende dall'inverso quadrato della distanza, allora le orbite sono delle coniche, ellissi, circonferenze, parabole o iperboli. Le aree vengono percorse in tempi uguali e il quadrato dei periodi orbitali è proporzionale al cubo dei semiassi maggiori. Una formula, una relazione, la dimostrisco. Massa del Sole, massa del pianeta, questa espressione è un po' di geometria, riassume e interpreta, cioè spiega a quanto 3.000, 30 secoli di più, quasi 40 secoli di astronomia, e è in grado di calcolare qual è l'accelerazione gravitazionale dei corpi sulla Terra, quindi unisce cielo e terra, come abbiamo visto a suo tempo. Se sono sulla superficie terrestre, R è il raggio terrestre e questa parte mi dà proprio giù. Quindi un'opera di sintesi straordinaria. Dove sono? Tutto chiaro?
abbiamo già visto come calcolare l'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre di massa del Sole su raggio terrestre alla seconda. Ok? G costante la massa della Terra, non del Sole, scusa. E trovo 9,81 raggio della Terra 6.400 km, massa terrestre circa 6 per 10 alla 24 kg, G 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metro quadro diviso kg alla seconda. Ma se voglio mandare degli astronauti sulla Luna, una delle principali domande è che gravità si trovano, perché la struttura di ciò che vanno a utilizzare e anche la reazione fisiologica dell'organismo dipende dalla gravità che si trova sulla superficie terrestre lunare. Anche in questo caso la calcolo nello stesso. È chiaro perché questo, forse meglio ripeterlo, perché G si calcola così? Beh, questa è la Terra, raggio terrestre, qui ho un corpo, qualsiasi oggetto di data massa sulla superficie terrestre, questo è il soggetto, ha una forza, che è la forza peso, che non è altro che la forza di gravità, dovuta alla trazione gravitazionale della Terra su l'oggetto di massa m piccolo. Quindi il suo peso vale m massa per accelerazione di gravità, che abbiamo già visto quanto vale anche l'anno scorso. Ma questa non è altro che la forza di accelerazione di gravitazione universale, quindi vale G, massa della Terra, massa del sassolino sulla superficie terrestre, diviso la distanza tra i due, che è il raggio terrestre alla seconda. Tra le due espressioni M si può semplificare, perché ho un M di qua e un M di qua, e vi trovate che la gravità, l'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre vale G grande massa della Terra diviso raggio della Terra. La stessa cosa funziona sulla Luna. Sulla superficie lunare ho G massa della Luna raggio della Luna al quadrato. Noi sappiamo quanto meno pesanti sono gli oggetti sulla Luna dopo aver fatto questo calcolo. La massa della Luna vale 7,35 per 10 alla 22 kg e il raggio lunare, cioè il raggio della sfera lunare, vale, vediamo se riesco a trovarlo, 1,76 o 73 per 10 alla 6 metri. E G 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri quadri diviso chilogrammi. Quindi questo calcolo è 1,738 per 10 alla 22 kg, 1,7, no, la massa, scusate, 7,35, 1,738 per 10 alla 6 al quadrato. Allora, vediamo prima le potenze di 10, abbiamo 10 alla meno 11, 10 alla 22, 22 meno 11 fa 11, e qui 10 alla 12,
10 alla 11 sopra diviso 10 alla 12 fa 10 alla meno 1. Poi abbiamo 67 per 7 e 35 diviso 1.3738 alla seconda. E chiediamo aiuto all'elettronica. 3.67 per 7.35 diviso 1.738 alla quadrata, che fa 16,229. E qui viene, le unità di misura sono newton per metro quadro diviso chilogrammi al quadrato per chilogrammi diviso metro quadro. Chilogrammi al quadrato quindi chilogrammi va via, metro quadro semplifica e newton fratto chilogrammi sono metri al secondo quadrato. 16 per 10 alla meno 1 fa 1,62, diciamo. Quindi l'unità di gravità terrestre è 0,16 volte poco meno di un quinto della gravità, poco più di un sesto. La massa dell'astronauta rimane la stessa, ma il suo peso è molto più piccolo. Ok? Direi che possiamo fermarci qua.